Ok, ci siamo live su Instagram, dimmi quando ci siamo anche sugli altri dispositivi. Ok, siamo a posto. Ciao a tutti qua Luca di Double Class, come ogni venerdì per il nostro unboxing live. Oggi tra l'altro dietro la camera c'è Nicolò ad aiutarmi, non c'è Francesco, quindi siamo arrivati all'ultimo secondo e le camere spero che siano tutte corrette. In caso mi direte e commentate per dirmi di spostare qualcosina, di farvi vedere meglio. Comunque, partiamo carichissimi perché oggi abbiamo un bel po' di scarpe che saranno come l'altra volta già fuori dalla scatola perché ovviamente sono un po' disabile con questa mano inutilizzabile. Comunque, partiamo carichi con una scarpa che abbiamo già visto nel Q&A live per chi ci ha seguito questo martedì. Stiamo parlando della nuova Next Level 2020, una scarpa molto particolare perché laceless, completamente senza lacci, da parte di Adidas Hoops. Estetica di sicuro è de gustibus, a chi piace, c'è cioè a chi piace, a chi no. Molto particolare, sicuramente molto disruptive, come piace dire sempre al brand delle tre strisce. Retail price 150, quindi migliorato rispetto alla Next Level precedente che era 180. Molto bella secondo me la colorway dedicata proprio al Pride, come la Dame 6 unboxata settimana scorsa, che è andata veramente benissimo. Cambio subito di brand, ci arrivo tranquillo Nick, grazie. Devo andare anche veloce perché abbiamo clienti fuori che stanno aspettando di poter entrare perché siamo aperti dalle 11 alle 19 effettivamente adesso e c'è quasi la calca, quindi corriamo con una nuova Curry 3 Zero, nuova variante. Io direi la colorway possiamo chiamarla Kyrie 5 Rocket perché secondo me è identica a quella scarpa. Comunque questa vi assicuro che l'avevano pensata mesi e mesi fa perché l'avevo vista nel catalogo, quindi non c'entra nulla con quello. Scarpa che comunque non si comporta assolutamente male, soprattutto rispetto al retail price di 100 euro, quindi si piazza più o meno sulla posizione di una Don Issue number 2, quindi secondo me molto molto buono. Seguirà presentazione tecnica anche di questo takedown della linea di Curry. Altra colorway sempre di Curry 3-0, dovremmo essere alla quarta 3-0 come silhouette che esce. Questa è semplicissima, blu, molto easy, molto plan, e quindi anche qua non spenderò chissà che giudizio parole perché è veramente super, super semplice, uguale all'altra. Qua invece abbiamo qualcosa di sicuramente un po' più impattante a livello di colorway. Parliamo di un giocatore che tutti conosciamo molto bene, Russell Westbrook, al centro di un casino di polemiche nell'ultimo periodo perché ha tirato dei mattoni nelle gare decisive che la metà bastava per fare tranquillamente una arena nuova a Houston, ma comunque fondamentalmente, a parte le battute, il giocatore rimane comunque un MVP o potenziale MVP a mio parere, e soprattutto la S, sì, la SC, la c'è scritto SE perché effettivamente la variante è Why Not SE, la 0.3 dovremmo essere. E questa scarpa è super super valida, molto confortevole e molto leggera. Sapete già come performa perché ho già fatto la presentazione tecnica. Questa colorway dedicata alle colorazioni che delle canotte, delle squadre che ha vestito Russell Westbrook negli anni. Andiamo avanti sempre con il brand Nike, perché Jordan è di Nike, ma cambiamo giocatore. Stiamo parlando di KD, una colorazione secondo me spettacolare. KD 13 EYBL. Veramente, veramente bellissima. Una scarpa che è uscita questa settimana, sono tutte già fuori, tranne l'ultima che vedremo oggi, cioè la Jordan 14. Questa è davvero fantastica, soprattutto per il laccio flat, laccio molto particolare che non vediamo davvero da tempo, un laccio fatto così. Vabbè, per chi è veramente malato di qualsiasi cosa, anche di lacci come me, è una cosa da assolutamente apprezzare. Per gli altri, la parte interna azzurra secondo me è un tocco davvero fantastico. Retail price sempre il solito, 150 euro se non sbaglio. Esatto, 150 euro per questa KD 13, quantità non esageratamente limitate in alta stagione perché siamo in season, mi raccomando di stare attenti perché finiranno in fretta. Ora vi faccio vedere la Zoom Freak, forse la più attesa, è quella che ci avete chiesto di più, l'ha utilizzata nella prima serie, se non sbaglio, di playoff quest'anno e ce l'aveva al piede, mi sa, anche quando si è fatto male, se non ricordo male. Comunque, tanta roba. A me personalmente non fa impazzire questa Midsole Cement, ma a tantissimi è piaciuta davvero molto. Bello lo swoosh interno in rosso cucito, davvero quello sì, mi piace moltissimo.
la silhouette l'abbiamo vista anche oggi, è uscita sul nostro canale Instagram, tra l'altro la release date è proprio quella di oggi. Ci sta, è una scarpa che sta andando veramente molto bene rispetto alla partenza nella colorway Niger, magari che sembrava dovesse andare sold out subito, invece è rimasta per un bel po', mentre questa sta andando davvero tanto, come anche la Black. Prima di farvi vedere l'ultima scarpa che vi faccio intravedere così, bang bang, vi faccio vedere qualche pezzo di abbigliamento, no spoiler, vi faccio solo vedere una canotta che ho scelto per oggi, la canotta di Jimmy Jam, di Jimmy Butler. Perché ve la faccio vedere? Perché è la canotta statement che da quest'anno è brandizzata Jordan, dovrei farcela con un dito ad aprirvela, davvero tanta tanta roba. Grafica identica, semplicemente le statement quest'anno sono brandizzate Jumpman, quindi quello è il dettaglio da sapere. Su Jimmy Jam, che è un atleta, Jordan è ancora più significativo. Gli altri due pezzi che vi faccio vedere quest'oggi invece sono un altro pantaloncino della collezione City Exploration DNA Short, veramente molto molto carino, molto particolare questo dettaglio nella parte bassa del pantaloncino, veramente un pantaloncino super facile da indossare, davvero con tutto, a parte ovviamente il dettaglio gold qua sopra, ma secondo me si fa vedere il giusto, ma tanta tanta roba il dettaglio nella parte bassa. Ultimo pezzo di abbigliamento di oggi, una felpa, perché effettivamente iniziamo ad avere anche decentemente fresco la sera, ma ci prepariamo per il futuro freddo invernale con questa felpa magnifica, secondo me, della collezione KMA, che l'anno scorso riprendeva il giocatore di Dennis Rodman, quest'anno ovviamente riprende Charles Barkley, e quindi richiama tutta quella che è la storia di Phoenix Suns degli anni 90. In questo momento non mi ricordo perché ci sono dei simboli che richiamano la parte orientale del mondo, ma mi informerò meglio su questa cosa. Comunque tanta tanta roba, ovviamente collezione che richiama Force, quindi tutto quello che era la tematica di Charles Barkley. Chiudiamo con la Jordan 14 Hyper Royal, è il nickname ufficiale, e qua vi dico un bang bang, perché questa Jordan 14 è una silhouette molto difficile, molto complicata, è la silhouette del Last Shot, quindi quest'anno tra l'altro è diventata ancora più famosa proprio perché tantissimi si sono affacciati a The Last Dance e l'hanno vista, hanno visto una scarpa che è molto difficile, come forma, come design, richiama la tematica, la sapete tutti, quello che è il mondo delle macchine, del motorsport, di Ferrari ovviamente, però fondamentalmente questa scarpa è fatta davvero benissimo in termini di materiali, la colorazione Hyper Royal è fantastica, incredibilmente brillante, mi piace davvero tanto, e quindi occhio perché queste sono veramente poche sul mercato, sicuramente gli interessati veri sono pochi, perché ripeto, una silhouette complessa da vestire, ma anche la tiratura è molto limitata, saranno lanciate domani su doubleclass.it qua in store a 190 euro di retail price, doubleclass.it alle ore 10, mentre lo store dalle 11 alle 19, l'apertura è sempre così dal lunedì al sabato. Io direi che vi ho detto tutto, ovviamente vi faccio vedere, ho letto una domanda e vi farò vedere al volo quella che è la collezione tie-dye dedicata al mondo della Lituania. Non riesco a leggere tutti i commenti, ma uno l'ho beccato, e quindi saluti a chi ha scritto. E ecco qua, questa è la felpa, il primo pezzo che avevo comodo qua a fianco. La maglietta sfortunatamente è andata via subito, quindi ne avevamo davvero pochissime, ma c'è ancora qualche pezzo di quella collezione che spacca davvero di brutto. Noi ci rivediamo martedì per il nostro Q&A live, dove avremo modo di chiacchierare e di discutere insieme. Grazie mille per il supporto e alla prossima.